Eccoci qua, cari amici, nel luogo clou della città, il posto principale, il posto più in. Siamo alle basi delle Petronas Tower di sera. Questo è un ambiente al di sopra della possibilità del 99% delle persone autoctone. Chi vive qui sicuramente non è alla portata di questo posto. Abbiamo solamente quell'1% che può permettersi una vita occidentale, e in questi 300 metri che mi circondano viene concentrato tutto questo succo di vita occidentale. Qui abbiamo i ristoranti all'europea, abbiamo i posti, le boutique, i posti d'eccezione, dove viene la gente ricca, dove vengono anche i soldi, e dove vengono qui i turisti per riuscire ad assaporare quel pizzico di vita che vorrebbero avere, rincorrono un miraggio. Il turista vero qui non verrà mai. Io vi ho portato qua giusto per dire a tutti voi ci sono stato, per mostrarvi questo angolo che comunque non è un angolo rappresentativo della Malesia. Benché la Malesia venga venduta nei circuiti turistici come le torri Petronas, la Malesia è tutt'altro. La Malesia è un paesaggio naturalistico stupendo, è foreste, è gente terra a terra, gente molto semplice che ama i principi della vita quotidiana e della saggezza popolare. Vi mostro un attimo questa panoramica, così giusto per continuare questo giro. Intanto che girovagavo qui tra le boutique, i negozi, i pensieri erano tantissimi. Soprattutto in questo momento di crisi italiana, il mio pensiero più grosso andava alla solidarietà con il mio paese. In effetti io sono qua a spassarmela, faccio la bella vita, dove voglio andare a girare di lì vado, girare dall'altra parte vado, voglio andare a mangiare in un ristorante vado, non ho niente per la testa, sono qui a fare un giro spensierato. L'unica mia preoccupazione è volta a ciò che sta accadendo in Italia, perché la situazione tragica è veramente disastrosa, e fin quando gli impostori della politica rimarranno attaccati al loro cadreghino, sottrarranno sempre quel tanto di ricchezza che viene poi a mancare alla classe media, la classe media che non c'è più. In Italia assisteremo al distacco tra classe media e i ricchi. Alla fin fine ci saranno solamente poveri ricchi, e l'Italia sta diventando anch'essa una Malesia, sta diventando un club esclusivo dove ci sono gli impostori della politica, dove vi è la casta, il loro seguito, perché la casta è come una meteora, la meteora c'ha il corpo base e poi c'è dietro tutta la scia che sono i parassiti della casta, e poi vi è il vuoto, l'abisso, lo zero assoluto oltre il quale vi è la povera gente che non ce la fa ad arrivare alla fine del mese. Continua questa ripresa, prendo adesso la camera. Eccoci qua in questo posto. Qui di tanto in tanto fanno uno spettacolo con le fontane, uno spettacolo coloratissimo. Queste sono le facce, guardate che facce. Eccoci qua. Come d'incanto arrivo qua io, parte lo spettacolo musicale, musica rabbeggiante. Lo sfondo è bellissimo. Vediamo se riesco a regolare la camera. Ecco, ho accentuato qualche particolare nella camera, sono riuscito a cambiare l'impostazione al volo. E qui abbiamo questo ground, uno sfondo da brivido. Questo qui è il posto simbolo, un posto simbolo dove la gente viene qua per assaporare quella ricchezza che rincorre e non avrà mai, perché la gente onesta non si arricchisce, perché per arricchirsi e venire a mangiare in questi posti bisogna
immischiarsi, corrompersi, cadere in basso. Bisogna far parte della società corrotta, disonesta. Quindi la gente normale viene qua, passeggia, i negozi, le boutique sono piene di gente che godono della frescura del condizionatore ma non comprano niente. E poi qui abbiamo il reparto occidentale, tutta una manica di mezzi rincoglioniti che vengono qua in Malesia per bersi il vino italiano, per mangiare la pasta, per trovarsi, per bere una birra, una Guinness. Eccoci qua, tutto un posto, eccole qua, tutto un posto pieno di mezzi rincoglioniti. Ok, la Malesia non è quest'angolo di mondo, quest'angolo di mondo è l'angolo di mondo che vi vendono le agenzie turistiche. Questo qui è la Little Europe. Oltre a questa vetrata incomincia quel mondo di fantasia, quel mondo irraggiungibile per molti, il mondo fatto dai brand internazionali, dai vari Gucci, Hugo Boss, Dolce & Gabbana, i marchi della moda. Eccoci qua, ci siamo, questa è la vita che rincorrono, che rincorre la gente, la vita che ci fa sognare. Io non vado oltre, adesso voglio concludere qui con un messaggio, cerchiamo di mettere la camera in qualche parte così vi do il messaggio. Ah, ecco qua, qui abbiamo una vetrata a specchio. Ok, il messaggio che vi voglio dare, cari ragazzi, è: bisogna essere contenti con quello che si ha, non si può sempre rincorrere un miraggio, un sogno, dobbiamo trovare uno scopo nella vita che non sia prettamente economico, uno scopo che sia comunque leale, sincero, e in questo modo possiamo vivere contenti e felici senza rincorrere una chimera, ecco. E lo dico proprio in questo posto dove c'è tanta gente che sta rincorrendo un miraggio, il sogno per questa gente delle tigri asiatiche, un paese che cerca di riscattarsi dalla povertà, ma l'ideale da raggiungere non è quello dell'arricchito che viene qui a mangiare la pasta italiana, l'ideale da raggiungere è quello di una società onesta, una società che non ha distanze tra la classe media e la classe ricca, è una società equa. E purtroppo questo è quello che sta venendo a mancare anche in Italia, ecco. Volevo chiudere con questo messaggio e ok ragazzi, continuate a seguirmi in questo tour intitolato Ve la do io alla Malesia e ci sentiamo alla prossima.